Qualcuno me lo spiega dove è finito settembre, perché io sento che il mio settembre è volato, ma sembra che sia una cosa un po' comune a tutti quanti e non riesco a capacitarmi di come sia successo che siamo già all'8 di ottobre. Proprio non lo so, sarà che le temperature sono ancora estive, per cui non ci si rende conto, però è già volato un mese. Più di un mese, siamo a quasi metà ottobre. Boh, non lo so. Comunque, ieri sono andata anche a tagliare finalmente i capelli dopo l'estate e devo dire che questa volta il taglio è proprio azzeccato, proprio mi rende soddisfatissima. Ma oggi non parliamo di questo. Questi sono solo un paio di aggiornamenti così. Oggi parliamo di tre sentimenti che in passato hanno condizionato molto la mia vita e questo passato non è così lontano, ma mi sto spostando da questo tipo di esistenza e da questo modo di vedere le cose. E parliamo esattamente di rabbia, delusioni e rancore. Sono tre sentimenti che limitano sia la nostra crescita personale, sia il rapporto con gli altri, sia la nostra stessa esistenza in questo mondo. E io me ne sono resa conto con tanta difficoltà e mi ci è voluto un po' di tempo. Ma non per questo il mio percorso è da meno. A volte io ho bisogno di sbattere più di una volta la testa per imparare le cose o per capire o per realizzare una cosa e questo va bene comunque. Non è che c'è un tempo in cui fare un percorso. Qualcuno è più veloce, qualcuno è più lento. Ognuno ha i propri tempi. Questo per dire che questo passaggio da una me che viveva in condizione di questi tre sentimenti e quella che oggi realizza che questi tre elementi non sono funzionali alla mia vita e alla mia crescita, sono passati ormai 4 anni. E la cosa mi fa sorridere perché sono quasi 4 anni senza pochi giorni, perché il primo libro che ha poi scatenato questo percorso che sto seguendo in questo periodo è nato esattamente con l'acquisto di un libro 4 anni fa, perché volendo filmare questo video oggi sono andata a guardare sul mio profilo Amazon quando avevo comprato il libro e la cosa mi ha fatto sorridere perché quel libro l'ho acquistato il 15 di ottobre 2019 e oggi siamo l'8 e probabilmente questo era il tempo di cui avevo bisogno e in vista di questo anniversario parliamo di come negli anni è mutato il mio modo di vedere questi tre sentimenti. Il libro di cui sto parlando nello specifico è un libro di Mark Manson. È un libro di cui credo di avervi già parlato, però io spesso mi dimentico le cose, quindi se ve ne ho già parlato, poco male perché i libri sono una fonte infinita di sapere. Perché ho notato negli anni che comunque anche lo stesso libro letto a distanza di tempo ti dà nuovi concetti, nuovi modi di vedere le cose. Perché? Perché sei tu che sei cambiato nel mentre e i tuoi strumenti sono, si spera, più ricchi e più aperti per leggere un certo tipo di concetto. Infatti, anche per me è stato così. Il libro non l'ho riletto a distanza di tempo, lo farò. Ma intanto il mio modo di leggere quel libro, il mio modo di leggere quei concetti è cambiato tantissimo. Perché il tutto è iniziato dal fatto che
comunque stavo cercando un qualcosa per aiutarmi a sradicare da dentro di me questi sentimenti che sentivo limitarmi nei rapporti con gli altri. E avevo letto questo libro, però nella sostanza quello che avevo tirato fuori ai tempi da questo libro era che dovevo ignorare completamente quello che gli altri dicevano, facevano o sceglievano di comunicare o portare nel mondo o nei miei confronti, il come si ponevano nei miei confronti per vivere serenamente. Questo ho notato che negli anni non ha funzionato per me perché io non riesco ad ignorare, non riesco a non farci caso perché la mia natura mi porta ad andare nel dettaglio, a voler cercare di vedere quello che c'è di più. Io sono quella che magari di fronte alla cosa più banale si ferma e si sofferma e cerca la bellezza che a primo sguardo superficiale non è visibile. E per questa ragione qua il concetto di ignorare non mi dava molto, non mi dava quel tipo di modo di vedere la rabbia e la delusione, il rancore e non mi portava a voler lavorare nel modo giusto, perché ignorando questo implica che il problema non esiste più, quindi se io ignoro la fonte di disturbo, non potrà più disturbarmi. E questo non è vero, perché semplicemente ignorando sei comunque disturbato, perché se devi vivere con delle situazioni quotidianamente e queste situazioni ti disturbano e tu le ignori, da qualche parte, se non entrano dal portone proprio frontale, entreranno dal retro e ti disturberanno comunque. E infatti negli anni ho lavorato su questo concetto e l'ho trasformato in accettazione. Quindi accettare il fatto che l'altro sia diverso da me e che ognuno di noi abbia esigenze differenti e modi di vedere diversi e modi di fare diversi e non per forza essere tutti uguali, che è anche una cosa positiva perché questo rende l'esistenza di tutti noi più bella e più ricca. Ma sentivo che anche questo non poteva bastarmi. Accettare semplicemente che qualcuno invece potesse essere diverso e che quindi potesse scegliere di comportarsi male non mi faceva vivere bene perché dentro di me semplicemente accettare senza avere un perché non può funzionare. Io se penso a quella che raccontano i miei genitori di me, che ero da bambina, ero una bambina dai mille perché. Non mi accontentavo mai semplicemente di una risposta. Ero sempre quella che li portava allo sfinimento perché ad ogni risposta io chiedevo e perché? E così all'infinito. Qualsiasi risposta mi davano, fino a quando non ero completamente soddisfatta di quello che mi dicevano, non mi arrendevo. Avevo bisogno di avere un perché e questo da qualche parte dentro di me è ancora presente. Per cui questi due modi di vedere e quindi ignorare e accettare si stanno trasformando ulteriormente e questo è un work in progress veramente bello che mi apre un mondo dove tutto è possibile, dove posso parlare con chiunque, dove posso conoscere in profondità tutte le persone che incontro anche solo per pochi minuti, perché mi mette in una posizione in cui sono completamente aperta a lasciar contaminare il mio mondo dal mondo degli altri. Cosa significa esattamente questo?
Questo è un concetto che per anni ho studiato nei corsi di recitazione che ormai frequento da più di 10 anni, ma che non avevo mai compreso fino in fondo. E solo ora sto cominciando a realizzare, solo ora sto cominciando a mettere sui ripiani gli insegnamenti che portano questi concetti. E cioè non più ignorare o accettare chi è diverso da me o chi si comporta diversamente da come faccio io o chi si comporta in modi non comprensibili o non accettabili per i miei standard. Questo apre un nuovo concetto, il concetto di cercare di andare oltre l'apparenza. E quindi si va oltre il semplice messaggio fatto di parole e linguaggio non verbale che mi arriva dall'altro per andare all'origine, per andare lì da dove stanno arrivando queste cose. E quindi quando qualcuno mi dice qualche cosa o fa qualche cosa, mette in pratica dei comportamenti o degli atteggiamenti, non mi soffermo più sul come queste cose impattano su di me, che cosa scatenano dentro di me, ma vado oltre, nel senso che mi fermo per un attimo e dico: ok, quello che mi comunica questa persona mi fa sentire in questo modo, ma anziché dire: ok, sento questo e quindi positivo, negativo, rimango o mi allontano, vado oltre e quindi non mi fermo a cosa scatena dentro di me, ma vado a cercare perché viene provocato quel sentimento o quella risposta dentro di me, che cosa dentro di me è predisposto per ricevere quel messaggio, quel particolare messaggio in quel determinato modo. Quali sono i limiti, i miei modi o i miei schemi mentali che mettono subito in un certo tipo di contesto il messaggio dell'altro? E anche questo a volte non è sufficiente, perché a volte quello che ci viene comunicato dall'altro non lo si può giustificare in nessun modo. A volte sembra proprio che tutto sia mirato a farci del male. E allora in quei casi mi spingo ulteriormente e prendo in prestito dalla recitazione un concetto che apre un mondo di possibilità, che è quello di dire: ok, non sto capendo. Non mi sto rendendo conto fino in fondo di cosa questo significhi esattamente per me o di perché mi sento in questo modo, ma ammetto per un attimo che non posso sapere, non potrò capire, mi disarmo e mi sposto. Mi sposto fisicamente per venire incontro a te. Mi sposto da dove mi trovo io per sedermi accanto a te e provare a vedere da dove dentro di te parte quel messaggio. Che cosa fa nascere quel tipo di messaggio? Mi sposto da questo punto in cui sto cercando di farmi capire perché non ci sto riuscendo e anziché cercare di farti capire il mio punto di vista dove io sono giusta, voglio camminare in quella direzione e arrivare in quel punto dove stanno le tue ragioni, non che tu hai ragione, ma dove stanno le tue ragioni, quelle azioni, quegli atteggiamenti, quelle esperienze che hanno scatenato in te quel tipo di risposta. Che cosa magari ho fatto anch'io per portare a quel risultato, anche se io non riesco a comprenderlo o a giustificarlo, non significa che tu non lo stai provando. Io sono un po' timorosa dei litigi, io non riesco a litigare, ho paura del confronto, ho paura delle discussioni perché sento sempre, anzi, pensavo sempre che questo portava alla distruzione del rapporto e non c'è cosa più sbagliata.
Perché in realtà litigare o discutere in modo sano e costruttivo è la cosa più positiva che può succedere dentro un rapporto con un'altra o più persone. Perché nel litigio ognuno può dire, può esprimersi in un litigio sano, ognuno può dire il proprio punto di vista. E si spera fare un passo verso l'altro per dare spazio anche al punto di vista dell'altro e in questo modo arricchire il rapporto, portarlo in una dimensione migliore. È vero, il rapporto che c'era prima non ci sarà mai più, però può nascere una cosa ancora più bella. E questo è per chiudere un primo cerchio di come si è trasformato il mio modo di vivere la rabbia, il rancore e la delusione. Lo ammetto, ogni tanto ancora arrivo a provare queste emozioni, però non le vivo più solo in modo negativo perché sul momento è facile farmi prendere dallo sconforto. Sono umana e sto male quando sento che qualcuno mi fa arrabbiare o che qualcuno mi fa un torto, però non lo vivo più come nel passato, quando avevo le aspettative, quando idealizzavo le persone, quando cercavo la perfezione in me e in quello che facevano gli altri e quindi non c'era la possibilità di sbagliare. Non sono più in quello spazio lì. Mi sono spostata da lì e quindi non aspetterò più che tu cambi o che ti modifichi senza che io te lo dica. Non avrò più delle aspettative da te senza comunicarti prima le mie esigenze, perché altrimenti è già la ricetta perfetta per il fallimento del rapporto, perché i litigi e le discussioni, quando sono fatte con testa e con l'intenzione di costruire piuttosto che distruggere, sono la cosa più giusta da fare. Perché dove si cerca soltanto di reprimere quello che ti disturba dentro e non lo dici, non lo comunichi all'altro, questa cosa non farà che mangiare te da dentro e il rapporto che hai con l'altro. E sono veramente grata di aver maturato questo tipo di modo di leggere questo nuovo dizionario in cui le cose non succedono per provocarmi del male o le persone non si comportano in un certo modo per farmi un dispetto. Le persone si comportano come si comportano perché partono da un bagaglio di esperienze, da una realtà a me totalmente sconosciuta e se io non mi fermo per dire ok, io so da dove arrivo io, però non so minimamente da dove arrivi tu, non so minimamente da dove arriva quello che mi stai cercando di comunicare e se io non faccio un passo almeno per spostarmi da questo mio bagaglio che conosco bene per arrivare a quantomeno avvicinarmi a quello che è il tuo e quantomeno avere una curiosità di scoprirlo e conoscerlo, non potrà mai succedere niente di bello, non potrà mai crescere nulla di nuovo, non potrò mai coltivare un rapporto con nessuno. E tutto questo comunque non è per dire che il mio vissuto non vale o non deve essere preso in considerazione. È la prima cosa che dovrò considerare, quindi la prima cosa su cui dovrò lavorare per poter poi un giorno dire ok, adesso che mi sono presa cura del mio mondo, posso permettermi di fare qualche passo fuori, posso avventurarmi in questa giungla sconosciuta perché il mio mondo sta cominciando a stare sulle proprie gambe
E quando incontra un tormento da fuori, rimane saldo e non si scompone in senso negativo, si scompone per trasformarsi in qualcosa di ancora più bello e ancora più ricco. E questo però non è per dire che dovrò per forza far funzionare ogni cosa, ma devo almeno fare uno sforzo importante, uno sforzo grande, un passo enorme per avvicinarmi a te. E solo dopo, quando ho provato a capire una situazione, ad accettare una situazione, a vedere cosa fa scatenare questa situazione, solo dopo che mi sarò data del tempo per vivere questa situazione, potrò dire: ho fatto uno sforzo importante, mi sono impegnata e comunque il mondo dell'altro non si è aperto al tipo di contaminazione che poteva portare il mio mondo, e allora sarà sempre la mia responsabilità a dire: ok, non c'è spazio per me in questo tuo mondo. E dopo che ho fatto un po' di passi per avvicinarmi quanto più possibile al tuo mondo, sarà mia responsabilità fare e continuare a fare degli altri passi per andare magari in una direzione diversa e allontanarmi da quei luoghi, quelle situazioni e quei rapporti che non sono più funzionali alla mia crescita. E questo è un altro tipo di percorso che sto iniziando e di cui spero davvero di potervi parlare molto molto presto. Ma nel mentre chiudo il video e vi invito a fare qualche passo verso di me e raccontarmi qualcosa di vostro, qualche cosa che vi ha fatto cambiare modo di fare, modo di pensare, qualche cosa che vi ha fatto dire: cavoli, ho sempre pensato di aver ragione in questa situazione, e invece oggi mi rendo conto di aver sbagliato tutto. Voglio proprio sapere l'esatto istante, cosa l'ho scatenato. E con questo è tutto per oggi, è tutto per questo video. Ci sarebbero ancora tante cose da dire sull'argomento, ma per me è ancora una riflessione molto molto fresca e probabilmente ci tornerò tra qualche mese, per cui lascio questo messaggio nel punto in cui è oggi e direi a presto, tra qualche altro mese, con nuovi spunti e nuove riflessioni. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!